Diversi credenti sono dell'opinione che leggendo le sacre scritture e mantenendo una certa distanza sia possibile decodificarle. Le tradizioni del libro, l'ebraica, la cristiana e l'islamica, ci invitano a dare una lettura aperta, piuttosto che strettamente letterale, ma anche letture simboliche, poetiche, teologiche, perché è necessario studiare ciò che sta dietro ai testi. Recentemente ho chiesto a qualcuno se possiede una cultura biblica e mi ha risposto di sì. Io ho sottolineato che se si aprono i Vangeli vi si trovano racconti particolari, parabole che trasmettono un messaggio attraverso un racconto. Gli chiedo, sei consapevole che si tratta di racconti inventati? Ad esempio quando Gesù dice, ti voglio raccontare una storia? In effetti tutti questi racconti contengono delle finzioni. Il testo biblico è chiaramente connotato da uno stile particolare, quello della parabola, e contiene un messaggio nascosto dietro la storia. La stessa cosa avviene con altri testi, anche con quelli che non iniziano con l'avvertenza «Attenzione, questa è una parabola!» oppure «Attenzione, questo è un poema!» Ma c'è! L'invito è sempre presente nel testo. La tradizione è ancora maggiormente imbevuta di queste esortazioni. Aprire le istruzioni per l'uso contenute nel testo o nella tradizione non significa certo mancare loro di rispetto. Anche la religione islamica ha i suoi fautori del creazionismo. Per esempio, Harun Yahya, turco, ha pubblicato un lucente atlante della creazione e lo ha spedito a molte scuole e biblioteche europee. Questo libro di propaganda combina convinzioni sbagliate ed errori scientifici. Il libro mostra quanto il creazionismo sia diffuso anche fra i musulmani. La signora Sharfi è docente di fisica all'Università di Tunisi e conosce bene il danno che il creazionismo ha fatto nel mondo islamico. Fin dagli anni 70 si è diffuso l'atteggiamento che vede tutta la scienza racchiusa nei testi sacri, in particolare nel Corano. Questo movimento concordista, una volta ben diffuso all'interno della cristianità, dove però ora è totalmente marginale, è estremamente diffuso fra gli studenti islamici e si ritrova anche su internet, dove proliferano siti che riportano i versetti coranici e la loro interpretazione. Si può leggere di come tutte queste teorie, costantemente aggiornate sulla radiazione di fondo cosmica, sul Big Bang, eccetera, facciano sempre riferimento al Corano. Questa riappropriazione della scienza inibisce il suo sviluppo nei paesi islamici. A livello internazionale, il creazionismo costituisce il terreno comune su cui convergono i fondamentalisti cristiani e musulmani. Questo accade anche in altri ambiti, siano essi la società o le donne. Il conflitto non è tra Occidente ed Oriente, ma tra chi difende la religione e la non separazione tra politica e religione da un lato e i laici che invocano la libertà di espressione e lo spirito critico dall'altro. I creazionisti rifiutano la scienza, ma anche la libertà delle donne, e sono anche contrari a una società libera, alla libertà individuale. Tutto ciò è strettamente connesso. I creazionisti hanno attaccato la teoria dell'evoluzione, liquidandola alla stregua di un credo materialistico che causa i mali del mondo, dal razzismo alla pornografia. Questo feroce attacco lanciato alla scienza, in realtà, ha scopi politici. La diffusione in tutta Europa di questo atlante sulla creazione provoca una presa di coscienza della minaccia creazionista. Guy Lengogne, membro francese dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, decise di reagire e nel 2007 presentò un rapporto sui pericoli del creazionismo nelle scuole. Questa presentazione fu bloccata all'ultimo momento da un emendamento del parlamentare belga Luc Van de Brandt.
Prima di tutto non comprendo il perché di questo veto, è molto raro. Non l'ho mai visto prima nei miei 10 anni di esperienza nel Consiglio d'Europa. Perché 48 paesi si sono rifiutati di discutere il mio rapporto? Ho trovato la risposta, arrivata poco dopo in una lettera della Santa Sede, del Vaticano. Non vi leggerò l'intera lettera, ma soltanto un piccolo paragrafo. In seguito a ciò che mi ha riferito Monsignor Rallo, che allora era il vescovo o il cardinale che rappresentava la Santa Sede presso il Consiglio d'Europa, insomma dice, in seguito a ciò che mi ha riferito Monsignor Rallo, mi permetto di sottoporle con deferenza le reticenze della mia autorità su questo progetto, intende il mio rapporto. Ascoltate questa frase. La Santa Sede ritiene che al momento sarebbe preferibile che il progetto non venisse accolto. Le sarei veramente riconoscente se fosse così gentile di agire in accordo con queste indicazioni. In questo modo la religione ha interferito profondamente con la vita politica in Europa. In Italia, dove un ministro ha cercato di eliminare l'insegnamento della teoria dell'evoluzione. Idem in Polonia. In Romania l'insegnamento della teoria dell'evoluzione è contestato. Ma l'evoluzione riguarda tutta la vita nel suo complesso e tocca tutte le discipline scientifiche, biologia, genetica, paleoantropologia. Non si possono studiare le scienze se non si studia l'evoluzionismo. Io dico che dobbiamo stare molto attenti. Un problema di attualità, l'uso delle cellule staminali embrionali, rappresenta un problema simile. Si vogliono impedire ulteriori ricerche in un campo che potrebbe portare a curare numerose malattie. Ebbene, i leader religiosi si oppongono all'utilizzo degli embrioni per la ricerca. Il creazionismo si focalizza non soltanto sull'evoluzione, ma il concetto stesso di società ad essere in gioco. Oltre alla ricerca scientifica, i creazionisti mettono in gioco l'emancipazione della donna, la contraccezione, le leggi di legalizzazione dell'aborto e dell'eutanasia. Rigettare la teoria dell'evoluzione rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Io dico che contrastare l'insegnamento dell'evoluzionismo equivale a negare i diritti umani. Lasciatemi spiegare. Impedire a un giovane o a un adulto di comprendere da dove viene l'uomo e in quale direzione potrebbe evolversi rappresenta un'estrema violazione della libertà. Si può imprigionare qualcuno, ma è difficile impedirgli di pensare. E impedire a un essere umano di capire in quale mondo vive, da dove viene la specie umana, è la peggiore violazione dei suoi diritti. Dopo le proteste, il rapporto sui pericoli del creazionismo è stato ripresentato nel 2008 da un membro permanente del Lussemburgo, Anne Brasseur, e il Consiglio d'Europa lo ha adottato. Scienza e religione devono essere separate con chiarezza. Non si tratta di antagonismo. Scienza e credenza devono poter coesistere. Non si tratta di porre le convinzioni religiose contro la scienza, ma bisogna impedire che siano le credenze religiose ad opporsi alla scienza. C'è dunque una reale pressione politica a supporto delle teorie creazioniste che cerca di trasformare le nostre società democratiche in teocrazie, nelle quali le religioni interferiscano negli affari pubblici. Sarebbe la fine della laicità e della separazione fra Stato e Chiesa. I creazionisti hanno scelto l'istruzione come loro principale obiettivo, una circostanza che ha chiamato in causa i docenti dell'Università Libera di Bruxelles. Uno studio realizzato dall'università mostra che coloro che terminano le scuole superiori conoscono male la teoria dell'evoluzione e, cosa ancora più preoccupante, non hanno alcuna familiarità con il metodo scientifico. L'impressione è che finché il metodo scientifico sarà così poco presente nelle lezioni di biologia, ma anche delle altre scienze, il risultato sarà che al termine delle superiori gli studenti non saranno abbastanza istruiti da riuscire a distinguere tra l'approccio scientifico e le spiegazioni dogmatiche.
ce qu'è une démarche scientifique e ce qu'è une explication dogmatique. Ça, je voudrais quand même déjà vous... Nel punto di vista dell'intelligent design, c'è già un primo grande errore in termini di metodo scientifico. È l'idea che tutto ciò che non è dimostrato dalla teoria dell'evoluzione provenga da Dio. Ciò che non è scientifico è l'idea di un Dio tappabuchi che serve a spiegare l'inspiegabile. C'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas expliquer, bah, c'est forcément Dieu. Ce qui est assez inquiétant. È motivo di preoccupazione riscontrare come gli studenti credano che esista una scelta tra una spiegazione scientifica e una spiegazione dogmatica, convinti che esse siano equivalenti e che siano spiegazioni da porre sullo stesso piano. E questo crea un problema, perché aumenta le possibilità che sia scelto un punto di vista creazionista anziché un punto di vista scientifico. Che cos'è un'ipotesi scientifica? È una proposizione che deve avere una particolare caratteristica, nella quale risiede la dimensione fondamentale della scienza, cioè deve essere possibile verificarla. Nelle scuole superiori di Bruxelles e della periferia circostante, uno studente su tre ritiene che la teoria dell'evoluzione sia del tutto o in parte in conflitto con le sue convinzioni. È preoccupante pensare che uno studente su tre sia incline a prendere per veri i racconti contenuti nei testi religiosi, per esempio a proposito dell'apparizione dell'uomo sulla Terra. C'è motivo di preoccuparsi, ma senza drammatizzare, perché ancora non abbiamo raggiunto la situazione degli Stati Uniti. Comunque, è venuto il momento di affrontare il problema. Il creazionismo e le teorie derivate come l'intelligent design stanno minacciando non solo il processo scientifico, da cui dipende il nostro futuro e la neutralità politica degli stati nei confronti dei dogmi religiosi. È la stessa concezione della nostra società ad essere in gioco.